Che sensazione ti provoca l'arrivo alla mostra di Venezia ogni volta? Bello, ci ho anche scritto un post questi giorni, nel senso che mi sono reso conto che più passa il tempo e più Venezia diventa davvero un luogo della mia vita, cioè un posto dove ogni volta io ci metto piede mi riporta subito a dei momenti definiti del mio passato, che in realtà poi è un passato recente, quando ci penso, no? Se penso a non essere cattivo, la dico sempre questa cosa, mi sembrano passati 15 anni, invece erano 5 anni fa. E mi ricordo che 5 anni fa eravamo qui e non sapevamo neanche cosa stessimo facendo, non conoscevamo le strade, non sapevamo dove andare a mangiare, chi incontrare. Adesso questo posto è diventato un po' casa mia, no? Conosco tutti, mi sento molto a mio agio, la sento sempre poi tra l'altro un'occasione per incontrare molte persone che stimo, se devo considerarlo un luogo di ritrovo della mia vita, è sicuramente uno dei miei preferiti, questo sì. Qual era lo stato d'animo quando venivi qua col film di Caligari, di cui tra l'altro in questi giorni viene presentato un bellissimo documentario? Ma allora, c'era, come ti dicevo, eravamo completamente, cioè non avevamo idea di quello che stava per accadere, assolutamente. Quindi mi ricordo che io, Valerio e Luca eravamo tesi, molto tesi, non avevamo idea di quale sarebbe stata l'accoglienza del film, però sapevamo di aver fatto una cosa molto bella per noi, quindi... Che in realtà poi quello spirito è quello che mi sono portato negli anni, sempre. Cioè non sono mai tornato con dei film, con dei progetti, né qui né da nessun'altra parte, con l'idea di voler uscire con successo, ma semplicemente con la consapevolezza di aver fatto una scelta e probabilmente di aver fatto qualcosa che era molto importante per me. Il documentario che presentano in questi giorni è stato prodotto da Chimera, quindi è partito da una necessità di Chimera, dalla produzione, appunto, di Non essere cattivo, di raccontare un po' la storia di Claudio. Sarà molto emozionante stare in sala, molto, perché poi ci saremo di nuovo io e Luca vicini a parlare di Claudio, sarà bello. E non lo so, è sempre, io l'ho visto già il documentario, è sempre molto molto emozionante sentire parlare di Claudio. Appunto, tu e Luca vi date appuntamento qui alla mostra ormai o nei festival di tutto il mondo? Sì, ma ci vediamo anche troppo poco per quanto vorremmo, però tutti e due stiamo dietro alla cosa che ci piace di più, che è fare questo mestiere, quindi incontrarci è un po' complicato, soprattutto perché non abitiamo proprio vicini. Però sì, riusciamo ad incontrarci, a incrociarci poi, no? Perché poi sono sempre i momenti, nel tram tram del festival funziona così, è fatto di abbracci il festival, è quella la cosa bella, che quando tu non hai il tempo necessario per dire a una persona tutto quello che vorresti, lo abbracci e dici magari capisce tutto da quell'abbraccio là. E quindi con Luca ci daremo un lunghissimo abbraccio, poi lui viene anche per presentare il suo film, quindi ci avrà le sue cose, però sarà molto bello vederlo. Adesso sei diventato appunto il simbolo del successo, no? In Italia, però io mi ricordo le prime interviste, quanta gavetta, quanta sofferenza, quanto vissuto ti sei portato appresso nella TV, nei ruoli da fidanzato stalker. Ecco, come pensi oggi a quei tempi? Ci penso come dei tempi molto importanti per me. Sono quelli che poi con il tempo ho chiamato i tempi della palestra, no? Cioè quelli dove comincia ad avere a che fare con il set in una certa maniera, con le tempistiche del set, con le maestranze del set, cioè dove cerchi un po' di imparare il mestiere, no? Se vogliamo chiamarlo così. Poi dopo si affina tutto, capisci che è un mestiere fatto di piccole cose, e quindi con la grandissima fortuna che ho avuto di poter lavorare con, insomma, dei grandi maestri, insomma, dei grandissimi registi, dei grandissimi attori, ho cercato di rubare il più possibile. Quello che è cambiato è soltanto la consapevolezza rispetto a questo mestiere. La gestione è sempre la stessa, l'entusiasmo è sempre lo stesso, cioè è una consapevolezza diversa di forse come si debba fare, di come si possa fare, di quali siano le modalità giuste per farlo. Cerco di farne tesoro soprattutto cerco di non fermarmi mai rispetto a questa consapevolezza, cerco di aggiungere ogni giorno un gradino rispetto agli incontri che faccio. Ecco, oggi che puoi scegliere, perché hai scelto Genovese? Ho scelto Genovese perché Genovese è un film molto diverso da quelli che ho fatto finora, perché io e Paolo era tanto tempo che ci dicevamo che avremmo avuto voglia di lavorare insieme, io avevo fatto una piccola parte su The Place che c'era rimasta qui a tutte e due, e quindi mi ha parlato di questa storia che io ho trovato molto molto bella, molto diversa, e abbiamo deciso di raccontare questa storia qui, e sarà una prova interessante perché sarà davvero, poi lo vedrete tra un sacco di tempo,
però sarà, insomma, vedrete dovrò adottare dei registri molto diversi rispetto a quelli che ho adottato finora, quindi è semplicemente la sana voglia di fare delle cose che non ho già fatto.